Wahey Kuj, ben ritornati al vostro Andronic 91 Stinaz Eleven Go Galaxy Big Bang. Ho fatto male i calcoli perché non ho calcolato che la squadra Big Bang, la squadra dove appunto milita Sarges, è a livello 70. È un tantino più alta della mia e quindi devo fare altri allenamenti, altre partite contro altre squadre. Quindi, prima di terminare appunto la serie con quella partita, che so che non è l'ultima, ma per il fatto che non ho Supernova e non voglio comprare un altro gioco solo per fare una partita che comunque sia potrei fare una volta che sarà uscita la patch o il gioco, ma oramai non ci spero neanche più, allora la farò, ma per il momento non ho voglia di mettermi a spendere altri soldi per un gioco giapponese che poi tra l'altro sta per uscire un macello di roba videoludica che vorrei comprare, quindi vorrei un attimo tenermi da parte i soldi piuttosto che comprare anche Supernova, che andrò poi a giocare una volta che sarà uscita la patch, ok? Quindi per questo episodio ho intenzione di fare altro e peraltro intendo le partite, da quello che mi sembra sono solo partite esclusive che si trovano appunto sparse per i vari pianeti che abbiamo già visitato. Ne abbiamo trovata una qui sul pianeta d'acqua che dovrebbe essere, se non sbaglio, il punto qui da queste parti qua, sì. Ed è la partita contro i Dragon Link che abbiamo affrontato nel primo Inazuma Eleven. Magari questa partita era da fare quando la trovai appunto diverso tempo fa, all'inizio praticamente della serie, ma non l'ho voluta fare perché non era il caso. Ho deciso di farla comunque sia durante il post game, durante gli extra, ed è quello che voglio fare. Quindi abbiamo Raimon contro Dragon Link, la partita finale. Abbiamo già affrontato la Dragon Link comunque sia su luce o ombra, quindi non importa quale avete giocato, sta su entrambi i giochi. Quindi prepariamoci. E non so di preciso quante ce ne sono, io ne ho trovate 3, ma darò un'occhiata fatta bene per cercare di trovarne più possibile. La squadra, insomma, non mi piace molto come siamo messi. Arion che sta praticamente quasi in difesa sta. Che poi abbiamo, allora, mo non vorrei dire nulla, però tra JP e Sanguk sul primo Inazuma Eleven prenderei JP. Il problema è che solo lui ha la parata. Anche debole. Però vabbè, che bisogna fare? Bisogna accontentarsi. Sì, qualcosina mi ricordo. Shoot or break. Non ha neanche lo spirito lui. Ah, metto Arion davanti a posto di Ryoma. Non mi veniva il nome. Bene, bene, bene. La partita mi sa che possiamo giocarla come più ci piace. Ma cosa vuoi lì? Ah, attenzione! Ah! Ma l'hanno attivato loro! Cavoli, non me l'ha fatto vedere prima. E noi? Ah, ci abbiamo anche noi al massimo Lancelot, ok. Ok, vediamo un po'. Lo Stagel 783, non male. Arriva in porta praticamente subito perché fa una parata normale e si arrangia da solo perché è stupido. Meglio di questo che volete. Ecco, mi sono alzato che ora sto meglio. Vai, riprendiamo la partita con 1-0 per me. Poveri umani, sciocchi. Cavoli, questo è forte però. Forse ha detto lui sciocchi umani. Spyradro. Perfetto. Vai Michael. Non farti rubare palla Michael. Dai Michael, blocca lui scivolata, troncagli le gambe. Niente. Ma tu lo sai che salta, no? Tu per sicurezza alza le gambe. Poi dopo dove lo prendi, lo prendi. Vai con Arion. Tanto. Solo in due siamo qui. Facciamo schifo. Ma Jin Pegasusak.
Ah, che manata. Vediamo un po'. Vorremmo bloccarlo con Antas netto e invece no. Ragazzi. Questo non corre per nulla, poverino. Cos'è? Gli ha fatto male qualcosa? Viva, Vanima Chojo. Yes. È incredibile che mi ricordi di più i nomi giapponesi che quelli italiani, nonostante il Galaxy giapponese abbia giocato solo questo. Ma perché ho visto la serie in giapponese, sì, però nel 2011, ecco, non vorrei dire nulla. Per certe cose la memoria mi funziona bene, per altre proprio no. Ed è un gravissimo problema questo, dovrei farmi seriamente vedere da qualcuno bravo. Il problema è che non c'è nessuno bravo. Non in Italia. Allora, no, senti, mo tu mi fai incazzare. Allora, prima non pari, ora che tira Arion pari tutto quanto. Deciditi. Ah, lo stavo pensando. Normal. Mi fa scegliere se... No, come fa a bloccarmi? Ah, G3. Sì, ma il mio spirito guerriero sta al livello massimo, Ok, vediamo un po'. Non ho più lo spirito e non mi ha fatto l'animazione. Va bene, meglio così. Almeno non perdiamo tempo. E... Tornado di fuoco doppia direzione, ma... Lo para con lo spirito. Non c'è problema per lui. E invece no. Proprio come l'anime. Bello. Mi piace sta cosa. Non posso neanche usare gli oggetti, solo cambiare la formazione. Vabbè, giochiamo. Ah, vabbè però voi. Evochiamo Musashi anche perché non posso rievocare Lancelot che non me lo fa. Non me lo fa. Quindi. Niente. Abbiamo Ryoma che può evocare gli spiriti e poi che abbiamo? Mi sembra nessun altro. Il primo gioco sono davvero pochi quelli della squadra. C'è Riccardo, ma Riccardo è in ospedale. Aia. Dai, bloccalo, bloccalo, bloccalo. Non aveva... Ah no, Zeraio non ce l'ha quell'altro. Beh. Vabbè. Nulla. Lo schema. Tattica, niente. Non c'è Riccardo, non si fa nulla, ovvio. Oh, fate come volete. Vai, quello più potente. Ora di Atlantide. Atlantis War. Vai. No, perché l'ho spazzata. Che errore, pensavo mi venisse incontro e quindi l'ho spazzata via. No, dai. La più forte. Che fa Acrobat. Provo a tirare con lui. Vediamo un po' che fa. Ce l'ho, ma giusto per finirmeli. Side of Ainda. Eh beh. Che volevo aspettarmi? Oh, però ce l'abbiamo fatta. Arion. Arion potrebbe fare gol. Non perché c'è il tiro forte, ma perché c'ha lo spirito. Che non gli ha aumentato la potenza del tiro. Mamma mia, 367 con la parata normale? Ma sul serio? Ragazzi, io rimango basito. Stupefatto. Com'è possibile? Vai col secondo tempo! Fai prendere la palla a chi se ne intende, Victor. Dov'è qua sopra? Mi servite in attacco voi due. Cos? Che cosa? Allora la ruberà Ryoma? Sì, vai! Staccagli le gambe. Arion è carichissimo.
Allora, Victor, portiamolo qua sopra, che può ancora fare una tecnica, se non sbaglio. Andiamo con giro di vento. E ok, e uno è andato. Oppla, grande Victor, 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 Victor. Perfetto. Death Drop facciamo allora. Ma più forte che ho per il momento, perché non è forte come il tornado di fuoco doppia direzione, ma la più forte che ho ora tra quelle che posso effettuare. E me la para. Mamma mia, proprio sta più diventa forte questo. E oh, ho fatto due gol ma non bastano, voglio dire. Arin però ha ancora molti punti e ha ancora una tecnica che non ha utilizzato. Lo sai, vero? Eccola qua. Vai, proviamoci, ragazzi. No, mai nella vita. Mai, mai, mai. E invece sì. A quanto pare ora sì, invece. Ha finito anche lui i punti. È andata benissimo, è andata. Ok. Ma... fanno un cambio. Metto un altro portiere. La cosa si fa interessante. Allora noi mettiamo Luke, che ha pinguino. Pinguino imperatore. Stavo per dire imperatore del pinguino, ma è pinguino imperatore. E lo mettiamo a posto di Michael. Sì, mettiamo Luke in attacco. Almeno posso provare a fare pinguino imperatore. Pinguino imperatore va anche dalla distanza, ma vengono penalizzati molto i tiri dalla distanza qui, ragazzi. Quindi perdono molta potenza, a meno che il portiere è una ciofeca e non riesce a parare dalla distanza. Però questo qui è a carico addirittura ora. Vai Ryoma, vai Ryoma. Ryoma Sakamoto. Dov'è il Luke? Chi deve correre Victor a prendere palla? Su. Sei un attaccante, stai in attacco. Allora, Arion, o rubi palla, o rubi palla. E invece nessuno delle due. No, che fregatura. Ma dai, sì, doppia. Qualcun altro? No, no. Dai. Vabbè, certo, invece lui si fa fregare. Dai, una spallata, una gomitata. Lo fai pentire di essere nato. No, ne avrei comunque superato uno solo, anche avessi avuto una tecnica. Tutta se l'è consumata? Way! Non ce n'è più per dopo. Fatto bene. Ok, Ryoma, solo tu puoi salvarci da questa situazione impossibile. Ucciso, ma malissimo. Male, 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 male. Ok. Za misto. Versione 3 addirittura, buono. Ciao. Non molto forte, però. Li hanno molto ridimensionate le tecniche in questo gioco, eh. Cosa combini? Cos'era quello? Cos'era? Gliel'hai passata? Aspetta, aspetta. Allora, fammi un attimo controllare bene la situazione. Ryoma prende... non prende palla. Niente. Lascia perdere. Ok, ok. Tu mi piaci, ragazzo. Tu vai avanti. Non sei in fuorigioco. Non era in fuorigioco. Oh, Gesù. Perché devono fare proprio... Se c'hai un pixel neanche appena sopra... A parte che è fatto molto male il fuorigioco nei Go. In tutti i Go è fatto male. Nella prima trilogia il fuorigioco era al millimetro, però almeno... Non che quando stavi sotto e passavi allora te lo prendeva come fuorigioco. Qua sì, porca miseria. Ci vorrebbe una ridimensionata assurda. Ok, vedi. Vedi che funziona allora. Quando sta comodo funziona. Proviamo un po' col pinguinozzo. E ce la facciamo.
No, 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 mai. Ah, pinguino arcobaleno. Aveva solo pinguino imperatore avevo letto allora. E la para, cavoli. Mano di luce non perdona. Finita anche questa. 3-0, bitches. Ottimo. Shiori. E vince la Raimon Chu. Ottimo. Vabbè sì, non è che saliamo di livello, mo, voglio dire. Quindi, perfetto allora, finisce così? Sì, finisce così. Bene, nei prossimi episodi andremo ad esplorare altri di questi Legendary Gate. Faremo un bel po' di partite contro appunto le squadre del passato. Penso che vadano dal primo Go fino... non a questo, fino al 2 almeno, fino a Cranostos, perché questo qui... le abbiamo appena affrontate, ce l'abbiamo anche negli amichevoli. Mi avete chiesto anche dei reclutamenti, vedrò cosa posso fare. Un paio li porto, ok? Un paio li porto sicuro. Per il resto, datemi un attimo di tempo. Devo vedere chi posso reclutare, chi non prende 10.000 giocatori per essere reclutato. Quindi con calma qualcosa faccio. Bene, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!